a tutti vedo che vi radunate ho interrotto la musica ho paura che non vi sentite mi sentite bene? fatemi capire che mi sentite bene si sente bene? Radonatevi, radonatevi, io intanto aspetto altro un secondo perché ovviamente la gente si raduna. che ci siete ritornati perfetto dunque ho deciso di fare questa diretta perché tanti a parte che tanti chiedevano informazione sulle cate perché le persone ovviamente avendo informazione o dai libri o dall'internet sono un po' confusi perché ci sono diverse tradizioni e ovviamente le persone vorrebbero sapere un attimo i pareri anche da chi pratica e dalle diverse culture credo buonasera buonasera a tutti vedo che siete tanti Dunque, questa diretta sarà salvata sul Facebook, dopo ovviamente metterò anche nel YouTube, perché nel YouTube ancora siamo già quasi 700 persone, dobbiamo esserci 1000, io da poco che ho aperto il canale, da tre mesi, e comunque siamo già quasi 1000 persone, siamo 700 quasi, ci vuole 1000 persone e lì potremo fare tante dirette, che qua purtroppo sul Facebook è un po' limitato. Però tutto si fa piano piano, anzi noi abbiamo fatto molto bene perché in tre mesi siamo arrivati a tanti iscritti su YouTube, che è veramente positivo. Dunque, io come sempre, io sapete, io non ho un progetto, non ho un piano di che cosa parlarvi, però... lo so tanta informazione riguardo questa dea e comunque per iniziare vi voglio dire che è una dea che assolutamente si possono rivolgere solamente quelli che praticano perché vedo che sfrecciano <ride> dei rituali sull'internet Riguardo questa dea, è come se fosse accessibile a ognuno che è entrato nell'esoterica e può fare questi rituali. È assolutamente sbagliato. E adesso vi spiegherò perché. Come sempre, vi ho spiegato, come sempre, vi ho dato filo logico e anche stasera lo faccio ovviamente perché voi, le persone che, vi segu che mi seguite dovete essere informati fino all'ultima goccia su tutto quello che fate, soprattutto nella ritualistica. Veramente questo periodo non è stato preso per il sbaglio scelto, perché siamo entrati nelle notte delle cate. Ho visto che tanti si sbagliano e credono che notte delle cate è solamente il la notte 29 notte lunare, ma non è così. Le notti di Ecate sono quattro. Sono due prima della luna nera, compreso la luna piena e, eh, nera, scusate, e due dopo, sono quattro in tutto. E non è vero che con la luna nera non si fa niente, si riposa. Anzi, con la luna nera ci si fanno tanto e di più ci si caricano tutti attributi quelli con quali voi praticate che vi servono per lavori diversi quando si lavora con la parte oscura perché ecate è infatti è la parte la dea che appartiene al caos oscuro le persone pensano che ecate infatti da voi davanti di fronte a voi c'è la statua di dea ecate trivia e le persone pensano che la dea ecate eh, ha soltanto tre volti ma dovete sapere che c'è anche un volto che comunque non si vede e quel volto oscuro come se fosse quarto volto e chi pratica lo sa di che cosa sta parlando si dice quando tu riuscita a scoprire il quarto volto di Ecate, tu ti sei connessa con divinità, perché è vero che Ecate è la dea trivia, rappresenta la dea della luna, sono luna crescente, luna piena e la luna calante, ma è vero anche che la dea Ecate è quella che rappresenta e anche parte oscura che noi ognuno abbiamo dentro di noi la parte oscura Abbassato un pochino perché io non preoccupo che dopo non si sente di quello che sto parlando In questo periodo le persone Proprio quando è la luna nera si sentono stanche, senza energie. Invece le persone, quelle che praticano, sono e viceversa, si sentono più forti, anche se hanno lavorato tantissimo, perché di solito con la calante ci si lavora molto, con le purificazioni. Ma proprio quando si entra nella luna delle cate, i pratici si sentono esplodere delle energie. Proprio per questo le streghe, i praticanti che praticano esoterica, fanno i rituali verso la Dea Ekate. Per quale motivo si rivolgono i pratici? E perché io sottolineo che la Dea Ekate è solamente per chi pratica, perché rivolgersi a questa Dea ci richiede tantissimo tempo tantissimo impegno, tantissimi doni portati finché questa dea non vi accetta, perché voi dovete essere accettati, battezzati dai divinità, solo lì voi potete provare a rivolgersi a questa divinità. E adesso vi spiego perché e dove è il pericolo. Questo periodo, come già avevo detto, è il periodo della luna nera che si sta avvicinando. È proprio l'una della grande dea Ecate Trivia. Infatti, davanti a voi, voi vedete la statua della Trivia. Le pietre di lei sono ametiste, quelle che a lei piace. Proprio lei adora, c'è cioè, sono ogni dea, voi sapete, adora le pietre, già cioè, ha le sue pietre. Ecate, a lei piace, ametiste, rochtopaz o topazio grezzo in italiano, Sherl, Morion, Morion è la pietra delle streghe, sapete? Queste sono pietre di Ecate. Per questo se voi avete altare a casa, ovviamente sottolineo riguarda pratici, regalate la vostra dai a queste pietre vicino all'altare. Vicino la statua o vicino alla fotografia, la gente semplice non consiglio di comprare le statue di ecate e vi spiego perché. La statua è rappresentazione di questa divinità, qui se voi radunate le forze quelli che lavorano per questo culto, se una persona che non pratica, e non rende i doni per questa divinità e adesso come si fanno questi doni io vi spiegherò e le forze comunque vengono perché vengono attirati da attributi magici, magici come le statue di segni foto di questa dea e non troveranno mangeranno la vostra energia mangeranno energia dei vostri familiari quelli che vivono e questo può finire anche tragico. Quindi, io assolutamente sconsiglio di prendere la statua di Dea e Chi non pratica e chi non porta i sacrifici, chi non si rivolge a lei dentro. No, dentro. Ogni duna nera. Voi dovete fare questi doni, altrimenti. Dovrete pagare con le vostre energie, volete voi questo o no? Come avevo detto, non è uno scherzo: c'è un rischio. Lei è una dea molto particolare, molto diversa dagli altri dei, e può essere molto pericolosa. Lei non accetta tutti, neanche quelli che praticano, lei li sceglie a chi proteggere. E non che ognuno che compra la statua e mette dentro casa come ornamento di bellezza significa che lei è diventata la loro protettrice. Anzi. Dunque, è Kate, madre della stregoneria. Vive nel mondo dei morti o nei inferi. Di lei hanno paura anche i stessi dei E lei vive isolata come tante streghe. Lei vive da sola nel suo mondo delle ombre, lei è dea delle anime che non sono andate in pace. Lei gira con gli occhi chiusi, però vede tutto con la sua vista interiore. Nelle mani, come vedete, lei tiene il coltello perché io ho girato verso questa parte. Lei tiene il coltello. Cosa serve il coltello? Lei è anche una se, se sa, perché voi sapete, che allevatrici una volta erano ostetriche di adesso. Loro una volta chiamavano le allevatrici quando non c'erano medici o medici erano soltanto aggiungibili ai ricchi persone. Quindi chi era capace di ricevere il parto, aiutare durante il parto alle donne, si chiamavano allevatrici. Loro venivano benedetti e insegnate dalla Dea Ecate. Si sa che con questo coltello lei taglia il cordone umbilicale di un bambino e così stacca dalla madre e praticamente spedisce il bambino neonato verso la vita. Per questo dicono che ogni essere vivente nascendo prende la consacrazione delle cate. A lei piacciono attributi magici. Come vedete ce l'ha anche la chiave. Quando vi parlo che negli spell ci devono essere chiavi, i sigilli sono collegati con tante cose di quello che vi parlo. Infatti lei fa parte del caos oscuro, da dove viene pure il diavolo. E lei era una volta accusata dai dei degli Olimpi di usare demonologia infatti vedete lei tiene le chiavi le chiavi della conoscenza chiavi della sapienza lei anche um, è quella che come vive isolata lei non gli piace tanto di essere in compagnia, infatti, lei non viveva nell'Olimpo, lei era isolata dall'Olimpo. Dicono che a posto della voce, lei ha la voce del lupo, quando lei parla, non è come gli altri divinità. La sua voce è orrenda, al suono di un lupo. Lei è protettrice dei cani, dei cani randaggi soprattutto, lupi. Se vi era capitato di vedere che i cani si alzano di botto, magari quelli randaggi, e corrono verso un incrocio, specialmente la sera, dovete sapere che questa è Ecate che passa col suo seguito. Per questo quando si lascia la paga agli incroci, alle sue forze che lavorano per lei nella magia. E ancora prima delle tutte le religioni e tradizioni che si sono sviluppate nell'esoterica, si sapeva che lei è la dea degli incroci. Anche madre dei incubi notturni, lei è la dea delle anime che non sono in pace. Per questo essendo la protettrice dei cani e se voi sognate, se vi capita che voi sognate dei cani neri ad esempio, può essere, e molto spesso succede, questo è il messaggio di Ekate, che lei vi sta perché i cani sono i protettori delle dogane, dei livelli, dei mondi. Lei vive tra i mondi, ma mondi paralleli. Tra i mondi dei vivi e tra i mondi dei morti, cani che le accompagnano. Ovviamente fanno la guardia. Noi, mentre che dormiamo, siamo nell'astrale e nei sogni a noi ci fanno vedere la nostra possibilità, dove possiamo arrivare. Se voi nei sogni vi capita di sognare i cani, neri soprattutto, pensate. Bene, ricordate quel sogno, scriveteli, perché questo era il messaggio di Ecate. Lei ogni tanto passa e controlla il suo territorio sulla terra. Non importa in quale paese vi trovate, lei è ovunque. Voi potete collegarsi con lei, ovviamente, quello che praticate. Questo ovviamente è chiaro, perché non voglio ripetere ogni volta. Lei, come dea... Tutti la contano, la calcolano come la dea greca, ma veramente non è. Lei arriva dalla fracchia e così è rimasta con i greci. Lei, se possiamo adescrivere, è una dea sociale, molto raramente sale sull'Olimpo. Dicono che comunque è comunque di una bellezza rara. Altri dicono che lei è completamente cieca. E sulle tante statue e quadri voi potete vedere che qualche volta la disegnano con gli occhi chiusi o con gli occhi che non c'è assolutamente la pupilla. Lei non si sottomette a nessuno, è la dea che era capace di mandare la follia. A lei gli piace punizione della follia. Quante volte avete sentito le persone che si sono rivolte nella stregoneria? E non avevano il permesso, sono andati a finire nel manicomio? Pensate adesso perché lei è la madre di stregoneria e la sua punizione è follia. Lei è anche la madre delle anime non in pace. Quindi, quando lei passa, quando voi evocate, dovete sapere che evocate anche, anche la sua suita, il suo seguito anime che non sono in pace. Potete sapere quanto può essere pericoloso evocare la dea del genere. Per evocare una dea così dovete essere già capaci di lavorare con la demonologia, capaci di lavorare con la necromanzia, necrologia. Sono tante cose che tocca passare prima di lavorare con questa dea. Lei, come tantissime streghe, vive isolata nei inferi. Lei odia tutto ciò che si sottomette. Lei è uno spirito libero. Lei è indipendente, se è la parola giusta. Lei, per prima cosa per lei, è la libertà. Le dee come Afrodite o Venere, per lei non sono le dee serie. Secondo lei, non ci hanno senso e quindi lei li tratta con poco di rispetto. Più vicina alla dee, Cate può essere affina quale esattamente come Eccate sia intelligente e non si sottomette agli uomini. Può essere anche la dea Diana, anche se una sola volta si era concessa a Lucifero e ha avuto una figlia con lui e comunque dopo ci si è allontanata. Lei, della presenza sua, ha le caratteristiche facciali orientali. Con lunghissimi capelli neri come il carbone. La sua figlia preferita è Medea. A lei è insegnato tutti i segreti di de creare medicinali con le erbe. Proprio da Medea è partita la parola medicina. Questo per farvi spiegare che pochissime, pochissime streghe lei li sceglie e quando siete scelti. Non è possibile di non capire. E quando voi avete le domande, come questa dea, chissà se mi ha accettata o no, vuol dire che non ancora siete accettati. Perché se siete accettati, le domande non ci sono, i dubbi non ci sono più. Vi diranno chiaramente, proprio così siete stati accettati, sei stata accettata, vai. Sono proprio queste parole, e credetemi, queste parole non vi scorderete mai, nel momento quando sono stati detti, né come era il tono della voce, né la situazione che era intorno a voi. Ecate è un amante di erberisteria. Lei anche aiuta a sviluppare la chiaroveggenza. E ovviamente aiuta con il potere della magia. Se Eccate sceglie una strega come la protettrice, lei protegge anche tutta la sua famiglia, non soltanto la strega. Alcune persone affermano di averla incontrata negli incroci dei boschi la notte e dicono che dove passava lei l'erba non cresceva più era proprio il passaggio come se forse fuoco ha passato erba si ingialliva alcuni dicevano che vedevano passare in mezzo ai campi una donna con tre teste quindi la gente che raccontava queste cose e vi parlo dell'antichità, parlo del mio paese. Loro non conoscevano le mitologie greche, non, non è come era disegnata, descritta nella mitologia greca Ecate, ma loro la dipingevano proprio così come noi leggiamo il giorno oggi. Io vi voglio anche dare stasera il modo come rivolgersi a Ecate. Il giusto il modo giusto senza errori perché ci sono alcune persone che stanno nei gruppi io vedo che comunque persone valide persone comunque anche se sono giovani o appena iniziati a lavorare io voglio che mettano impegno voglio passare il mio la mia conoscenza il mio sapere e dargli nel mano il modo giusto di rivolgersi a questa dea. Dunque vi consiglio, quando c'è la luna nera, e non necessariamente di cercare sempre vent il esimo quando non si vede nel cielo, questa è la luna delle cate. Quando ovviamente dopo la calante voi non vedete più. Questa è già l'una delle cate. Vi servirà. L'erba dell'assenzio è zolfo proporzioni devono essere uguali. Zolfo ci si può comprare se no potete ricavare dai fiammiferi. Tutto deve essere miscelato I doni per questa dea è classici, classici che voi potete usare, comunque vi scriverò sotto il video. La pagnotta di pane bianco. Ecco miele uh, vino vino rosso e non comprate quello lì che costa poco ovviamente comprate quello vino che come se voi comprate per voi stessi dunque cosa dovete fare voi dovete andare all'incrocio del bosco Incrocio di tre strade, devono incontrarsi, intersezione di tre strade. Mettete il pane per terra al centro dell'incrocio, applicate il miele sopra il pane, spargete proprio, anche con le mani, portate con voi salvette, bagnate quello che è. Aprite la bottiglia del vino. Se c'è possibilità è meglio perché, se è il bosco tanto a voi non vi cambia niente, di giorno troverete lo spazio dove potete portare questo dono. Accendete il piccolo fuoco. Se avete difficoltà, portate con voi il vostro. Eh, come si chiama in italiano? Comunque il bruciore dove bruciate le erbe. Già con le erbe dentro. Che è così più facile di accendere. Accendiamo il fuoco, cospargiamo sopra assenzio e zolfo. E una volta fuoco brucia, dovete dire in tre direzioni: in tre direzioni, questa orazione, venerazione che vi darò. Comunque vi scriverò sotto il video. Padrona oscura e fredda, padrone di tutti i segreti di terra e l'inferno, io, Lilia, pronunciando il tuo nome, mi inchino in ginocchio davanti al tuo viso, o oh madre di tutti i vivi e la regina di tutti i morti. Solo tu hai il potere e il diritto di donare e portare via tutta la vita agli grandi e ai piccoli. Solo tu hai il potere e il diritto di comandare i legioni dei fantasmi e dei defunti. Invoco il tuo nome. Ecate, 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 urrania e chetonia a tre facce. Tutti i dei del cielo tremano davanti a te, tutti i demoni dell'abisso prendono il volo con un annuncio del tuo approccio, perché sei forte. Dea senza nome del passato, vieni alla mia chiamata. Spietata Dea del presente, vieni alla mia chiamata. Distruttrice di tutta struttura dell'universo in futuro, vieni alla mia chiamata. Eccate, eccate, eccate. Accetta gentilmente le mie offerte. Degnati e concedimi la tua benedizione. Haem. Leggiamo a tutti e tre parti dell'incrocio. Dopo aver letto, versate mezza la bottiglia di vino per terra quello che è rimasto bevete un sorso dalla bottiglia e mettetelo vicino il pane quello che è rimasto la bottiglia lasciamo vicino il pane mettiamo altro miele sopra il pane e mettiamo per terra dunque una volta avete fatto alzatevi e andate via perché qui è finito, finita la vostra offerta. Quando voi andrete agli incroci, voi capirete, non sarà la prima volta, non sarà la terza, non sarà la diecima, quindicesima, ventesima, non lo so, ma uno di quei giorni, di quei notti, capirete che siete stati accettati. Ripeto, la Dea Ecate permesso a rivolgersi a lei le persone consacrate, quello che hanno passato il battesimo delle forze, quello che hanno passato il cancello del battesimo, una Dea che vive isolata, che non, so non si sottomette agli uomini. Non può essere evocata per fare riti d'amore. Per lei è una cosa che la mette in furia. Invece di benedire quella coppia, lei è molto vendicativa, li distruggerà. Lei addirittura era accusata dagli stessi dei dell'Olimpo di essere una entità demoniaca perché è veramente è così però lei non è il male assoluto lei è quella parte oscura che abbiamo ognuno di noi lei non ama le persone che si mostrano completamente angeliche o quelli lì che si chiamano streghe bianche perché sono falsi Ognuno di noi abbiamo lato oscuro, ognuno, e quelle persone che nascondono il suo lato oscuro non provano di scoprirlo, fanno offesa a questa divinità perché è quello che lei è. Dunque, io l'avevo detto avevo fatto un post aggiuntivo a voi che prendevo qualche persona per fare esperimento per farvi vedere il mondo dell'aldilà per qualche secondo per un attimo e adesso io chiedo chi è che se voglio fare avanti, che io faccio questa cosa con voi. Scrivetemi perché non vedo niente sul chat. Vi aspetto, scrivete che voglio fare la prova. Quello che mi compare, io non so perché chat va con eh, rallentamento qua. Non lo so da che cosa dipende, però vedo a me mi è comparsa Rosemary Esposito. È pronta Rosemary? Mi scrive perché io non vedo, non lo so come mai, mi fa attratti il chat. Se, se Rosemary mi senta, mi faccia capire che lei mi senta. Rosemary, si faccia viva, se, se... Eccoli. Vedo. Allora, quello che deve fare, Rosemary, deve prendere una tazza o bicchiere di acqua, per favore, e deve appoggiare davanti a lei sopra il tavolo. Ha possibilità di farlo, se ha possibilità di farlo perché le mani devono essere liberi. Non deve tenere il telefono. Mi scriva se ha possibilità di farlo. Ragazzi per adesso ho, ho preso rosemary perché ormai mi sono mi è comparsa lei sui commenti e ormai mi sono assintonizzata con l'energia di Rosemary. ha preso ok ha preso il bicchiere d'acqua e, e si è messa seduta giusto si è messa seduta davanti al tavolo non allora guardi deve fare una cosa per favore deve sciogliere i capelli se ce l'ha sui capelli le mollette, ciabatte le deve togliere. Rosemary, i piedi devono essere senza ciabatte. Deve stare seduta, deve chiudere gli occhi per favore. Deve essere completamente rilassata. Telefono deve appoggiare da qualche parte, che potrà sentirci. Che potrà sentirmi però telefono con le mani, non deve tenere le mani, devono essere appoggiate sul ginocchio. Deve seduta sulla sedia e le mani appoggiate sul ginocchia. Mi si è seccata la gola, guardi. Pronti? Pronta Rosemary? Che non vedo. Allora, io devo vedere se Rosemary è pronta perché se no non posso cominciare. Sciolti, brava. Allora, intanto, mentre Rosemary sta seduta... Scioli i capelli, respira profondo, chiude gli occhi, mette le mani sopra le ginocchia, gli occhi devono essere chiusi finché io, Rosemary, non dirò di aprire gli occhi. Finché io non gli dirò di aprire gli occhi, lei per favore non apra, lo fa solo Rosemary. Solo Rosemary, non fate gli altri perché io non rispondo per, le, per quello che succederà, perché io porterò via Rosemary e guiderò tutto il tempo. Lei non sarà sola, Rosemary sarà accompagnata dalle entità e lei li vedrà. Voi non sarete accompagnati di nessuno. Ok, ci sono. <ride> Intanto Rosemary, se rilassi, chiuda gli occhi adesso. Io devo leggere una cosa a Ecate. E dopo lei, finché io non dirò di riaprire gli occhi, lei non deve aprirli. Non deve aprirli finché io non dirò apra gli occhi perché io vedrò quello che vedrà lei, Rosemary. Saremo completamente connessi. Lei, dopo, quando aprirà gli occhi, per favore, scriverà tutto quello che ha visto. Ok? Tutto quello che ha sentito, tutto quello che ha percepito. Intanto... Io leggo una cosa, o oh madre della nebola nera, nera. dea di tutte e strega tra le dei, fonte della nostra forza, Trivia, potentissima Dea, oggi io ti porto la gloria, oggi io ti venero, e ripeto, ave, ave, ave e catatrivi. Che sia infinito il tuo regno, che sia benedetto il tuo trono. Oggi la gente, nelle case, i morti, nei inferi, i lupi nei boschi, i besti nelle tane, pronunciano ave, ave, ave e catatrivia. Strega mezza idee, idee mezza le streghe. Io oggi unisco tutte le voci in unison. Donami la tua saggezza. Sono nata tra i mortali, ma faccio parte della tua congrega. Bacio il fondo della tua veste. Ripeto su tutti i incroci. Ave, ave, ave catatrivia. Che sia per sempre la tua gloria. Ave, 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 dea trivia. Eccate, madre, sarà così e così sia. Mary, Ros si concentri, chiuda gli occhi. Lo so che il suo cuore è stato co comincia a battere molto forte. Io evoco l'anima tua, alzati, 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 con tutto il tuo essere, con tutta la tua forza. Evoco la tua entità, la tua anima, il tuo fantom Prenderò nel tunnel, ti porterò nell'interno delle montagne nere, dove esistono i colori neri, dove con il sangue nero c'è scritto, scritto. sette serature. Chiuso, chiuso, chiuso. Apri, entra, sarà così, da oggi per sempre. Sta così, Rosemary. Non apra gli occhi, non apra gli occhi. Sta così come sta. virtù nuova virtù evoco la tua anima chiamo la tua anima la montagna nera la pietra nera si aprirà e ancora si apre e si apre tiro fuori la tua anima dal corpo evoco sottometto a me quello che dirò quello che vedrai quello che dirò quello che farai sarà così dove te ne vai dalla mia parola Corvo nero sopra la pietra nera, si se è seduto. Si se è seduto sopra il corvo no, nero. Apriti, apriti, apriti tu nel nero mondo dei spiriti, mostrerò. I spiriti oscuri e chiari, te lo mando per qualche secondo. Adesso lei vedrà quello che vedo io. Tra Lo specchio dell'acqua, tramite i campi dell'acqua, io ti guido la tua anima nella tua retta. Io quindi la tua anima nella via retta. Rosemary, adesso mi si stanno chiudendo orecchi. Sta succedendo sicuramente anche a lei. tramite il mare, tramite nera acqua sotterranea. giuro con le acque del fiume, Stix, passa tra i mondi dei vivi e i morti. Io evoco la tua anima, qui vieni, torna, torna indietro. Sul posto tu, sediti e apri gli occhi. Apri gli occhi me, Rosemary, apra. Ok, Rosemary, io lo so che gli trema tutto il corpo, lo so come si sente, le mani sono diventate freddi, tremanti, lo so quello che hai visto. Scriva sotto quando sei ripresa, scriva quello che ha percepito, quello che hai visto, quello che ha provato. Sicuramente ha provato anche gli odori, sicuramente ha visto, non poteva vederli in faccia sicuramente i, i protettori, ma li ha visti. Scriva alle persone quello che ha provato, quello che ha visto. Dunque, Qualcun altro voglio provare? Faccio ancora uno e basta. Eccola Licia Maci... Maciocu. Io spero che non si offenda perché non. Uh, tanto as mentre che aspettiamo Rosemary, <ride> ancora non si è ripresa. Può darsi. Licia Maciocu. Se lei è pronta. Mi faccia sapere che io non vedo i commenti, non, non mi scorrono, non so quello che succede, non sento, non vedo. Non... Se Alicia è pronta, la prenderò. Mi faccia sapere. allora aspettiamo licia si è spaventata se <ride> si è spaventata prenderò qualcun altro aspetto altro un po eccola rosemary faccia sapere eccomi perfetto Ritornata. Rosemary quando può, penso che Rosemary lo farà, lo scriverà quello che ha provato. Si sì, sono pronta! Ha preso l'acqua? Ha messo davanti quando è pronta con l'acqua, capelli sciolti, scalza, mi faccia sapere. Rosemary, lei almeno. Eh scriva cosa ha provato cosa ha sentito cosa almeno due parole che così facciamo a capire le persone cosa si prova marianna non la prendo lo sa perché perché io voglio prendere le persone perché visto che noi ci parliamo spesso non vorrei che siano qui ok vedo rosemary scriva cosa ha provato che ancora si sta riprendendo. Io lo so come si sente perché ho fatto già le cose del genere. Scriva cosa ha provato. Oppure questo è il chat, può darsi che anche vecchio. Che io del chat mi scorre ma che cosa scorre non ci si capisce. Se Licia è pronta mi faccia sapere. Anche io non vedo i commenti, per questo è pericoloso, perché io voglio sapere la gente cosa prova. La connessione va e viene, lo so, è questo il problema. E può essere un po' pericoloso fare esperimenti del genere perché io devo sapere. Non è facile descrivere ciò che ho provato, non ho avuto paura per la, per la verità, li dico giustamente lo sa perché perché questo qua lei ha visto quello che succede dopo la morte ok dopo la morte non si sente più paura dopo la morte si sente soltanto la pace e si sente solamente la tranquillità di solito ecco lì c'è pronta perfetto di solito le persone che vanno nella morte clinica loro non hanno voglia di ritornare in questo corpo. Però, se lei è così gentile, almeno qualcosa ci scrive sotto quando ha il tempo. Ok, dunque, licia è pronta e possiamo anche iniziare. Con licia io la Marianna lo sa so perché non la prendo perché come ci dispone. Parliamo molto spesso nei commenti io vorrei prendere le persone che magari ci conosciamo meno ok perché magari dopo ovviamente vengono questi e diranno che ha preso quello che conosce io prendo le persone che non, non conosco cioè non è anche lavorato insomma ok Lo facciamo ancora tarasi non si preoccupa Andrea. Questa è la prima volta che io sto facendo, prima volta che io faccio, ma adesso con YouTube, noi quando eh, arriveremo mille persone, facciamo una sera sì, una sera no, era tutto buio, ok? Tutto buio di. Corre tra due tunnel scuro lì esatto, perché ci si passa al tunnel, esatto. Non si preoccupi Patrizia per i commenti, tanto vedrà dopo, tanto dopo io la salverò la diretta, non si preoccupi, dopo metterò anche su YouTube, su YouTube commenti non ci saranno, ma eh, leggerete qui, insomma, dopo quando per questo voglio fare nel YouTube, perché nel YouTube eh, sarà molto più bello di fare queste dirette. Dunque, Licia, è pronta? Se rilassi. Chiuda gli occhi, Licia. deve ascoltare solamente, solamente la mia voce, Licia. non deve ascoltare più nessuno perché a lei la porterò su un altro posto la porterò su un posto dove ancora lei non è mai stata Chiuda gli occhi, Licia. Chiuda gli occhi, respira. Levo la musica, così lei potrà seguire solamente la mia voce. Evoco l'anima tua. entità, la tua anima, il tuo fantom prenderò nel tunnel nero, inviterò nelle montagne nere, volerai, volerai sopra le montagne, vedrai l'acqua nera, fiume nero che scorre, la gente che aspetta vicino al fiume, dove esistono i colori neri, dove con il sangue nero scritto, scritto e detto, la parola antica, mistero, coperto, antiche conoscenze, sotto sette serrature chiuso, 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 apri, entra, sarà così, da oggi e per sempre. Mi si aprono le porte, mi si aprono le porte. anima, chiamo la tua anima. La pietra nera si aprirà e ancora si apre e si riparte. Tiro fuori l'anima dal tuo corpo. Evoco, 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 sottometto a me quello che dirò quello che vedrai, quello che dirò quello che. mondo dei spiriti mostrerò i spiriti oscuri e chiari te lo manderò per qualche secondo stai vedendo quello che vedo io tramite l'acqua tramite campi dell'acqua io guido la tua anima Apriti, apriti, scendi, sarà così, cruciù, ferciù tramite su. Liccia, Liccia, apra gli occhi per favore. Apra gli occhi, io non ho finito. Ma lei, apra gli occhi. Apra gli occhi. Adesso spiego perché. Licia, scriva cosa aveva visto. Dopo io dirò perché ho detto di aprire gli occhi. E c'era una donna, Licia, che si avvicinava a lei e allungava la mano. Chi era quella donna? Una donna che da poco è andata via. Avevo paura che la porterà, portavano via per questo, l'ho fatto aprire gli occhi. Adesso lei si riprenderà e scriverà. Era pericoloso di lasciarla lì lì. Mi dica se ha notato qualcuno che si avvicinavano, se ha visto le ombre o qualcosa, perché sicuramente ha notato che veniva verso di lei una donna. Allora, chi ha fatto questo passaggio che ha trapassato il confine stasera ragazzi, io vi dirò questo, io ho aperto gli occhi e ho capito che c'è stato qualcosa che mia nonna l'ha visto solo lei. Io l'ho visto una donna che si avvicinava verso di lei e allungava la mano, se lei toccare, toccasse la mano poteva essere tardi. Dunque, le ragazze, quelle che sono state oggi, per qualche secondo vi fatto vedere, vi fatto vedere quello che vedo io, vedo spesso quando mi alzo la mattina, quando faccio la doccia. E. Ve avete percepito più o meno come si sente? Le persone che hanno guardato la diretta sicuramente, sicuramente si sentiranno con le teste pesanti. Perché è pesante. Anche se arrivate solamente a partecipare, a vedere. È normalissimo. Però non porta al pericolo. Non fate queste cose da soli. Sentiva freddo, sentiva freddo perché lei lì si trovava nel, nell'aldilà. E chi è fatto il passaggio di solito le persone, loro perdono la paura. Questo è il bene di, di questo esperimento. Dunque, tanto freddo, tanto freddo perché lì è freddo. Se avete voglia e se avete possibilità, non vi dico stasera magari siete stanchi, domani scriverete cosa avete provato quelle due ragazze, perché più voi partecipate, più voi esprimete le vostre sensazioni, più faremo questi dirette, ma non soltanto così. Possiamo fare anche le sedute spiritiche, possiamo evocare anche delle anime, lo facciamo, però vi voglio fare le cose poco alla volta. Questa era una cosa più semplice quale vi potevo fare vedere. Ovviamente posso anche ripetere, ancora, lo facciamo ancora, ma tanta pace e comunque credo sia stata... Qualcuno che voleva portarmi via, Silicia, perché, perché l'ho visto che proprio era una donna che veniva verso di lei con la mano così allungata. E lo faremo ancora, vi scriverò chi vuole rivolgersi a provare, cominciare, chi pratica verso la Daia Ecate. Potete fare ovviamente però tutto con intelligenza Vi saluto tutti ragazze Spero che siete stati bene Spero che avete imparato qualcosa, spero che avete scoperto le cose nuove sulla Dea Ecate. E vi voglio intelligenti, vi voglio istruiti e soprattutto forti. Con voi era Lilia e a presto.